quando ti svegli e apprendi, sei consapevole che un anno esatto fa, 25 marzo 2022, è morto uno dei tuoi idoli alla batteria. Il primo pensiero è innanzitutto quello di non avere la terra sotto i piedi. Come se il corpo si immobilizzasse un momento e riflettesse un pochino. Io credo, ho riflettuto molto nei giorni precedenti se fare o meno questo video. E sono arrivato alla conclusione che mi sembrava giusto. Perché l'artista di cui stiamo parlando, l'avrete capito dal titolo e dalla copertina del video, è un artista che non è passato inosservato. Non solo negli ultimi anni, anche nei primi anni della sua carriera. È stato un po' svantaggiato perché vivendo a Long Island si suonava più reggae che rock. Quindi lui un po' di nascosto si teneva i vinili dei Queen e degli Zeppelin. Stiamo parlando di Taylor Hawkins, nato il 17 febbraio 1972. Batterista statunitense, meglio conosciuto per essere entrato nei Foo Fighters. Come batterista, ma anche come voce all'interno dei Foo Fighters. Taylor Hawkins ha registrato una marea di brani cantati all'interno degli album dei Foo Fighters. Sicuramente Taylor Hawkins ci ha insegnato una cosa in tutta la sua carriera, che per essere famosi, che per essere una rockstar, non bisogna obbligatoriamente bere, fumare, drogarsi. L'importante è farlo, per il piacere di farlo. Taylor Hawkins ha dichiarato in moltissime interviste che non beve, non fuma prima dei concerti, non solo perché deve cantare, ma anche perché deve suonare. E la batteria all'interno di una band o di un'orchestra è un compito importantissimo, e ve lo dico da batterista, tiene il tempo. Purtroppo si è spento all'età di 50 anni, ma sono sicuro che è riuscito a fare quello che voleva, ovvero a vivere un sogno dietro alla batteria. Taylor Hawkins è nato il 17 febbraio del 1972. È un musicista statunitense, meglio conosciuto come batterista dei Foo Fighters. Prima di entrare nei Foo Fighters, come ho detto all'inizio, suonò in tour per Alanis Morissette. E quindi già dall'inizio della sua carriera non passò sicuramente inosservato all'interno del mondo della batteria. Suo cugino Kevin Harrell lo presentò a Dave Grohl dopo essersi accampato con lui per diverse settimane negli Ozarks. Hawkins alla fine sarebbe diventato il batterista della band di Dave Grohl, ovvero i Foo Fighters. E pensate che nel 2005 è stato votato miglior batterista rock dalla rivista britannica Rhythm. Nel 2004 ha formato il suo progetto parallelo, Taylor Hawkins and the Cotter Riders, in cui suonava la batteria e cantava. Il 25 marzo del 2022 tutti gli account social dei Foo Fighters hanno annunciato la tristissima notizia. Taylor Hawkins era morto. Taylor Hawkins e Dave Grohl erano grandi amici e questa amicizia è molto simile all'amicizia che avevano Dave Grohl e Kurt Cobain, però molto più lunga e duratura. Quindi Dave Grohl ci è rimasto malissimo per la morte di Taylor Hawkins. Adesso siamo a marzo 2023 e non sappiamo ancora chi sostituirà la batteria all'interno dei Foo Fighters. Si pensa al figlio adolescente Shane Hawkins, ma non è ancora stato deciso niente. Erano lì, in Sud America, perché si sarebbero dovuti esibire a un festival chiamato Motoga Festival. Nel 1997 fu reclutato da Dave Grohl per sostituire il batterista William Govan dei Foo Fighters, in tour e in studio. Con il gruppo Hawkins si accingerà anche alla voce solista, nel 1992 per la cover di I Have a Cigarette dei Pink Floyd, inserita nel lato B di Learn to Fly, nel 2005 in Cold Day in Sun da Ennio Connor, nel 2017 in Sunday Rain da Concert and Go, e nel 2021 nella cover di Shadow Dancing di Ellie Jean da High Setting.
Nell'agosto del 2000, durante un tour nel Regno Unito, fu ricoverato in gravissime condizioni a causa di abuso di psicofarmaci e alcol. Nel 1995 registrò il brano Anche Se per Vasco Rossi e continuò a registrare in altri album e con altre band. Nel 2004 fondò un subgruppo, il trio Taylor Hawkins and the Cocktail Riders, con il quale pubblicò l'album omonimo il 21 maggio del 2006. Durante un periodo di pausa dai Foo Fighters, suonò cover heavy metal anni 70 nel trio Stevie Metal. Nel 2007 eseguì tutte le parti di batteria dell'album God Apollo I'm Burning Star 4, volume 2, No War for Tomorrow, di Cohen and Cambria. L'anno seguente collaborò con i Queen più Paul Rogers per la registrazione di The Cosmos Rock, cantando nei cori del brano Celebrity. Nel 2010 eseguì i cori nel brano Curve It The Death, nell'album Slash del chitarrista omonimo. E l'anno successivo registrò per Vasco Rossi la batteria nel brano L'Uomo Più Semplice, pubblicato come singolo nel 2013. Nel 2014 pubblicò l'album The Virus of Satana, con l'omonimo gruppo insieme al chitarrista Mick Marpin e al bassista Will Hodgen. Al disco presero parte anche dei Grohl, Pete Smear, Rami Jeff dei Foo Fighters. E arriviamo, come ho detto all'inizio, il 25 marzo. Io credo che l'anima di Taylor Hawkins e il suo logo siano due cose collegate. Il logo di Taylor Hawkins, per chi non lo conoscesse, è una sorta di uccello. Lui è volato via in cielo, ma continua, per quanto mi riguarda, perché il mio idolo alla batteria, continua ancora a girare per la terra. Si sono fatti un sacco di tribute concert per questo grandissimo artista, e in 30-35 anni ha fatto un sacco di cose e ci ha insegnato, come ho detto nell'introduzione, che per essere un bravo batterista o un bravo cantante rock non bisogna bere, non bisogna fumare, non bisogna drogarsi. Ora questa cosa vi sconvolgerà, ma vi dirò le cause del decesso di Taylor Hawkins. La Procura Generale della Columbia ha reso noto nei giorni successivi alla morte di Taylor Hawkins che quest'ultimo aveva assunto 10 diverse sostanze stupefacenti nelle ore precedenti all'accaduto, tra cui la marijuana, antidepressivi, triclici, benzodiazepine, che non so che cosa sia, ammetto la mia ignoranza, oppiacei, di cui però non è stato verificato se siano stati la causa del decesso. Il 3 settembre dello stesso anno, quindi dell'anno scorso, è stato realizzato un concerto tributo grandissimo a Taylor Hawkins. Sono stati tanti di tribute concert, ma questo è il più importante, lo ricordiamo, perché ha partecipato anche Roger Taylor, colui che lo ispirò a diventare un batterista, e Paul McCartney. Che dire, ragazzi, Taylor Hawkins è ancora qui tra noi, anche se non fisicamente. Io vi mando un saluto, vi mando un abbraccio e noi ci vediamo nel prossimo video di Let's Talk About Music. Ciao ragazzuoli!